Ciao a tutti, straghetti e straghette, benvenuti in questo nuovo video. Potete notare qualcosa di strano oggi nel mio trucco? Ebbene sì, ho messo del rossetto blu. Questo perché sono entrata in un periodo di assoluta fissa con i rossetti colorati. Mi è venuta una grande voglia di comprarne di tipi diversi, ovviamente spendendo sempre pochino, perché assolutamente non avevo voglia di spendere grandi cifre per dei rossetti che avrei potuto mettere una tantum, però ve l'ho detto, ho dovuto comprarne qualcuno perché mi è venuta proprio una voglia di questi colori matti. Apro una parentesi all'inizio. So che c'è un sacco di gente che dirà che questo genere di colori stanno male a tutti, non si possono mettere così, cos'ha, non è vero, bla bla bla. Invece, secondo me, anche questi colori un po' più particolari hanno il loro merito e hanno il loro diritto di essere sfoggiati. A me piacciono, quindi li metto. Poi ovviamente dipende dalla circostanza, uno non se li può mettere per andare a lavoro tutti i giorni, dipende dalla faccia, dal colore della pelle, da tante cose, però in generale a me i rossetti dai colori pazzi piacciono e quindi non li escludo a priori dal mio beauty case. Se c'è un colore che però io non vi consiglio, se state pensando di comprare rossetti di questo genere, dei colori un po' bizzarri, io assolutamente non, ve lo sottolineo, vi consiglio di cominciare a provare da un colore di questo tipo, ovvero sia da un celeste chiaro. Perché il celeste chiaro, secondo me, è il tipico colore che, a meno che voi non abbiate una pelle particolarmente, non so, scura, dorata, affascinante, sbatte in faccia a tutti. È un colore che io, infatti, non posso mettere perché sembro la figlia decrepita e degenera dei puffi. Quindi, insomma, non ve lo consiglio. Se state comprando rossetti colorati, evitate il celeste. Questo, tra l'altro, è un rossetto che avevo comprato l'anno scorso. Me lo metto anche sulla mano, così vi faccio vedere pure com'è esattamente. L'avevo comprato l'anno scorso, è proprio color puffo, per una sterlina da Make Up Revolution. Tra l'altro non penso che sia più nella loro collezione attualmente. Però ci sono anche di altre marche, gli azzurri. Se state puntando ai rossetti colorati, ve lo ripeto, e state cominciando ad esplorare questa possibilità, l'azzurro lasciatelo fuori, perché l'azzurro, il giallo, questi colori molto molto chiari, il verde menta, sbattono sulla maggior parte delle facce. Dovete avere una faccia particolare per starci bene, quindi non cominciate da quei colori. Puntate a dei colori un po' più scuri, che anche se sono colori strani, vi staranno decisamente meglio. Quindi l'azzurro no. Ma andiamo avanti, vi faccio vedere alcuni dei colori che ho comprato e ho preso tre rossetti di Make Up Revolution, questi sempre da una sterlina, l'uno sono della collezione Atomic, credo che si chiami, sì, Atomic, che è uscita da poco e che ha delle sfumature particolari. In particolare, la più particolare è il verde. L'ho messo prima sulla mano, l'ho già provato, eccolo qui, scrive anche abbastanza bene. Quindi se state cercando un rossetto verde per qualche motivo, c'è questo da una sterlina di Make Up Revolution. Gli altri colori che sono usciti in questa collezione Atomic che ho preso non sono tanto strani in realtà, ve li faccio vedere lo stesso, sono decisamente più normali. Ve l'ho detto che questo verde si chiamava Serpent? No, non ve l'ho detto, ve l'ho detto adesso, va bene. Questo che provo adesso invece, se riesco a trovare il nome, si chiama Make Me Tonight. Ed è questo, insomma, non mi piace tantissimo come scrive, perché non è tanto omogeneo. È semplicemente un rossetto un po' più scuro. Niente di particolare, però già ci sono alcune persone che pensano che questo genere di sfumature siano equivalgano ad osare qualcosa in più, quindi magari può interessare anche questo. Poi ne ho preso un altro, che in realtà è veramente molto 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 normale, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Sempre una sterlina. Sempre nella collezione Atomic, è il Make Me Magnificent, che è questo viola, lo vogliamo definire viola? Sì, che ha una sfumatura un po' metallica, forse questo colore, insomma, può essere per questo fatto, perché è un po' metallizzato, equiparato a un colore bizzarro, però in realtà neanche tanto, insomma, se ne sono visti tanti ultimamente in varie collezioni di colori di questo tipo. Però mi ricordavo un colore di La Masca che volevo, però non volevo spendere 20 sterline per quello. Quindi ho detto lo prendo, magari lo uso anche come top su altri rossetti per mescolarlo, perché avendo questa qualità metallica mi piace. E quindi l'ho preso nonostante tutto.
poi passiamo oltre. Vi faccio vedere il rossetto che ho in questo momento sulle labbra. Allora, quelli che avete visto finora costano una sterlina e sono di Make Up Revolution, ve l'ho già detto. Ma secondo me, per un prezzo equo, i migliori, più scriventi rossetti che potete trovare, in Italia penso li troviate su internet, sono quelli di Stargazer. Ecco qua, io ho questo blu, ce l'ho adesso sulle labbra. In realtà qua l'ho miscolato con un po' di viola, quindi ora me lo metto sulla mano, sperando di avere ancora spazio, e vi faccio vedere proprio com'è. È blu elettrico metallizzato. Ed è un colore molto 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 carino. Devo dire che sono innamorata di questa sfumatura in particolare. E se state cercando un rossetto dal colore bizzarro per cominciare, io vi consiglio questo genere di blu. Ed è il numero 105, se vi interessa. Stargazer numero 105. Il prezzo è tra le 3 e le 4 sterline in genere per questi rossetti. Ero in una grandissima voglia di rossetto marrone, non chiedetemi perché, ma è tutto l'anno che avevo voglia di rossetti marroni, e quindi ne ho preso uno così, sempre della Stargazer, anche questo, ottima scrivenza, ottima durata. Questi rossetti della Stargazer per 4 sterline ve li consiglio tantissimo se cercate colori bizzarri. Lo metto qua in un angolino, proprio la mia mano sembra la mano del pittore pazzo, qua sopra, eccolo qua. Ed è marrone, è un marrone molto intenso, molto coprente, che scrive molto 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 bene, ve lo ripeto ancora una volta. Se state cercando un rossetto che funzioni bene, nonostante abbia un colore bizzarro, questi di Stargazer sono i migliori, secondo me, è la mia opinione. Ho preso altri 4 rossetti, questi li ho presi online, li ho comprati dall'America, li ho pagati mi sembra $1.50 l'uno, le spese di spedizione però erano un po' più alte, insomma bisogna stare sempre attenti a fare questo gioco di equilibrio quando si compra dall'America, perché sì, ci sono prezzi molto vantaggiosi, però poi le spese di spedizione sono alte. Comunque, ho preso questi 4 rossetti di una marca che si chiama Clean Color, questi sono i la Femme Lipstick. Questi li ho recensiti e ci sono le foto sul mio blog già, www.damaverde.com, quindi se volete andare a vedere le foto sono sul blog, passatevi lì, ora comunque ve li faccio vedere. Altra parentesi, questa marca anche mi è piaciuta molto, quindi se state cercando delle marche a poco prezzo di rossetti dai colori bizzarri, date un'occhiata alla Clean Color, scritto con la K iniziale, perché secondo me fa delle cose carine. E ho preso questo nero viola che si chiama Sealed Secret, è il numero 18, lo metterò qui sperando che ci sia un po' di spazio, che devo dire è molto carino, molto carino. Mi devo contorcere, è molto molto carino anche questo. E secondo me, quando si parla di rossetti dei colori bizzarri, i colori scuri sono quelli che funzionano meglio, quindi tenetene conto. Poi ho preso questo lilla, che non so dove proverò. Aiuto, non ho più spazio. È un lilla metallizzato, anche questo è un colore molto molto carino. Questo l'ho messo sopra mescolandolo al blu di Stargazer che vi ho fatto vedere prima, quindi il risultato del mio rossetto è la commissione di questi due rossetti. Questo si chiama Ocean Streak, se non mi sbaglio, il numero 21. Anche questo mi è piaciuto moltissimo. Poi ho comprato questo che si chiama Golden Rule, è il numero 16. Oro, oro puro. Avevo voglia di un rossetto color oro. Lo mettiamo qui. Spero riusciate a vederlo. Comunque fidatevi sulla parola, anche se non ci riuscite. È oro, oro coprente, oro puro al 100%, questo anche mi è piaciuto molto. E poi ho preso un color argento, questo è il 14 Lady Glory, che metto qui da qualche parte, questo sicuramente lo vedrete molto 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 poco anche, no, anzi si vede, mistero, miracolo, si vede. Questo forse è quello che scrive un po' meno bene rispetto agli altri, e in realtà scrive anche lui, a me piace anche da solo, però una cosa carina è che questo, essendo argentato, si può mescolare più facilmente con altri colori e potete utilizzarlo per ottenere qualche sfumatura metallica in più, qualche sfumatura particolare in più, insomma avete modo di utilizzarlo in tanti modi differenti. E vi ho fatto vedere insomma questa mia piccola collezione di rossetti dai colori strani
e bizzarri. Fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere secondo voi come mi sta il blu. Mi vedrete sicuramente comunque indossarlo in qualche altro video perché a me piace, quindi lo sfrutterò e lo metterò in qualche altro video prossimamente. Fatemi sapere se avete dei rossetti, dei colori bizzarri che preferite, delle marche che preferite, insomma fatemi sapere un po' su questo argomento qualunque cosa voi sappiate, qualunque cosa voi pensiate, e quindi lasciatemi un commentino qui sotto. Questo è il succo del discorso. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se vi va condividetelo con il mondo, condividetelo sui vostri social network, iscrivetevi se non siete iscritti e venitemi a trovare, scusatemi, su Instagram, su Facebook, sul mio blog, i link sono tutti qui sotto, nell'info box. Ora mi fermo perché mi sa che ho già parlato troppo di rossetti bizzarri. Mi fermo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, straghetti e straghette, grazie per essere stati con me. Ciao!